Buongiorno, io sono Mirko Vitali, sono responsabile commerciale di Rivulis e ci troviamo in questo momento nell'azienda Caligaro che ha scelto per l'irrigazione e la fertirrigazione del proprio vigneto un impianto di subirrigazione. La tecnica della subirrigazione ci permette di avere, oltre ai vantaggi ben noti dell'irrigazione a goccia, una migliore distribuzione di acqua e concimi nell'area esplorata dalle radici. Inoltre ci permette di agevolare la meccanizzazione e altre operazioni colturali nel vigneto grazie al fatto che non abbiamo nessun elemento esterno. Per questo impianto è stato scelto un modello di ala gocciolante chiamato Rivulis D5000 PCAS, che è caratterizzato da gocciolatori di ultima generazione con tecnologia di autocompensazione delle portate, antisifone e sistema di autopulizia. La compensazione delle portate automatica permette di avere in tutte le parti dell'appezzamento, in questo caso del vigneto, la massima uniformità di erogazione di acqua e concimi, mentre il sistema antisifone permette la tecnica della subirrigazione, in quanto allo spegnimento dell'impianto evita l'ingestione di suolo. Per quanto riguarda il sistema di autopulizia, unitamente alle sezioni ampie del labirinto, ci permette di avere una maggiore resistenza alle otturazioni. Per quanto riguarda l'installazione di un'ala gocciolante in subirrigazione, il posizionamento è in funzione della tipologia di terreno. Un terreno molto ghiaioso, quindi con molto scheletro, richiederà un posizionamento più in superficie, mentre invece un terreno più compatto, come in questo caso, permette di poter raggiungere una profondità anche di 30-35 cm. Il posizionamento a 30 cm di profondità inoltre ci permette di raggiungere in modo ottimale con acqua e nutrienti l'area esplorata dalle radici del vigneto, come vediamo in questo caso.